di webinar sulla linguistica e i diversi strumenti che possono migliorare e supportare l'insegnamento della lingua italiana anche in questo periodo di isolamento e di quarantena. La sessione di oggi ospita un dialogo tra Matteo Di Cristoforo, il nostro linguista computazionale, Giulia Berardinelli e Francesca Mangialardo, che condivideranno una carrellata sia di strumenti sia di dinamiche che possono essere utilizzate, che possono essere anche uno strumento di lavoro per le attività didattiche di questi giorni. Collegato a questo webinar è una sfida educativa, un compito di realtà che è ospitato sulle pagine di FEM. FEM, Future Education Modena, è un centro di ricerca e sviluppo sui temi dell'apprendimento e delle metodologie didattiche innovative. Abbiamo uno spazio fisico nella città di Modena, ma lavoriamo con tutto il sistema educativo nazionale. Quello della linguistica computazionale è uno dei temi, è una delle discipline che approfondiamo come metodologia, come strumento metodologico, soprattutto collegato alla comprensione del testo. Io vi saluto per oggi e auguro un buon lavoro e diamo inizio all'esperienza di oggi. Bene, grazie Donatella, buongiorno a tutti, come sono Matteo Di Cristoforo. Ciao, io sono Francesca Mangialardo. Come forse avrete letto anche dalla descrizione dell'evento, il webinar di oggi è diviso in tre parti. Abbiamo preparato anche una serie di slide e un sito che contiene materiali ed approfondimenti che potrete consultare anche finito questo webinar. Invio sulla chat di tutti il link. Potete trovare tutti i materiali all'interno del link che vi ho appena inviato. Adesso condivido anche lo schermo, così entriamo subito nel vivo della presentazione. Il link che vi ho inviato invia a questa pagina nella quale trovate tutti i materiali didattici suddivisi per le varie parti e inoltre in cima alla pagina c'è la possibilità di vedere le slide che abbiamo preparato a supporto di questo webinar. Potete vederle direttamente all'interno del sito web oppure cliccando sul link diretto alle slide vi si aprirà una nuova pagina con le slide, che anche queste sono pubbliche, potete scaricarle, potete consultarle anche successivamente. Dunque, entriamo subito nel vivo. La prima parte è dedicata a definire un po' meglio che cos'è la linguistica, che cosa ci insegno e come può essere utilizzata per favorire l'apprendimento. Partiamo subito cercando di definire che cos'è la linguistica in quattro punti principali. I punti sono indicati sullo schermo, penso li possiate vedere anche da altre finestre. Dunque, innanzitutto, primo punto, che cos'è la linguistica? La linguistica è lo studio scientifico del linguaggio naturale. Che cosa significa studio scientifico del linguaggio naturale? La frase contiene due elementi importanti. Il primo è appunto lo studio scientifico, il secondo definisce meglio che cos'è il linguaggio naturale. Dunque, lo studio scientifico vuole dire che la linguistica è una scienza e in quanto tale è supportata, utilizza quello che viene chiamato metodo scientifico, che ha due caratteristiche principali. Il primo è il fatto che è un metodo empirico, ovvero si basa su dei dati reali. In questo caso sono stati esemplificati con un po' di icone varie fonti di linguaggio reale. Possono essere le chat di WhatsApp, possono essere documenti scritti anche per esempio digitalizzati, telefonate, chiacchierate. Quindi la linguistica analizza la lingua così come viene realmente utilizzata. Seconda caratteristica del metodo scientifico è il fatto che sia un metodo replicabile. Questo vuole dire che partendo dagli stessi dati e utilizzando lo stesso metodo, chiunque è in grado di replicare i risultati di un'analisi lingua. Come abbiamo visto, la linguistica si occupa di studiare il linguaggio naturale. Che cos'è il linguaggio naturale? Il linguaggio naturale è un linguaggio
non è stato determinato delle regole predeterminate. Nello specifico vuole dire che il modo in cui noi utilizziamo la lingua e il linguaggio oggi non è il frutto di scelte prese volontariamente da qualcuno che ha deciso che si debba parlare in un certo modo, ma l'italiano che utilizziamo oggi è il frutto del modo in cui l'italiano è stato utilizzato da tutte le persone che lo utilizzano e l'hanno utilizzato prima di noi. Secondo punto. La linguistica ci permette di studiare la società e le sue dinamiche. Abbiamo incluso in questa slide un esempio di un testo che è stato pubblicato, un testo scientifico che ha studiato il modo in cui il discorso dei politici italiani è cambiato nell'era di Twitter. Questo è un esempio di come la linguistica che studia la lingua, e la lingua è un fenomeno sociale, permette attraverso lo studio della lingua di studiare anche quelle dinamiche che vengono espresse, vengono rappresentate, vengono comunicate attraverso il linguaggio. L'esempio che abbiamo incluso è un esempio che in linguistica è molto comune oggi, quello di prendere in considerazione la lingua dei social network. Lo stesso tipo di approccio lo si può fare per qualsiasi altro tipo di dati prodotti da utenti o da persone diverse. Terzo punto, quello che magari può sembrare un po' più controverso, con una frase forse un pochino forte, cioè che la grammatica non esiste. Che cosa si intende con la grammatica non esiste? Ho incluso qui un'immagine, una metafora, e avremo modo di parlare anche di metafore, subito dopo con Giulia, una metafora che ci aiuta meglio a capire la frase, la grammatica non esiste. Proviamo a immaginare la lingua e il modo in cui, come dicevo prima, la lingua cambia ed evolve nel tempo come un film in pellicola. Il film in pellicola altro non è se non una sequenza che scorre in maniera molto veloce di immagini statiche. Bene, la lingua proviamo a immaginarla come il film completo. Se noi decidiamo di focalizzarci su un fotogramma specifico, su un'immagine statica, allora quello che facciamo è un po' il lavoro che si fa quando si studia la grammatica. La grammatica cos'è? È un insieme di regole che governano una lingua, ma questo insieme di regole è legato a uno specifico contesto e a uno specifico tempo. Quindi le regole che sono valide oggi, che sono valide all'interno, ad esempio, di questa comunità di parlanti, rappresentano delle regole che sono valide però solo ora. Sicuramente il modo in cui stiamo utilizzando la lingua oggi non è lo stesso modo in cui veniva utilizzata la lingua 50, 60, 100 anni fa e non verrà utilizzata così fra 50, 60 anni. Quindi la grammatica è un'immagine statica, una visione statica di regole che governano la lingua però essendo in costante movimento fa sì che queste regole, fotogramma per fotogramma, possano essere modificate dall'uso che i parlanti fanno della lingua. Ultimo punto che ci aiuta a capire meglio che cos'è la linguistica è esemplificato dalla frase i significati cambiano con l'uso delle parole. Ho riportato un esempio dall'inglese che in realtà penso sia molto esplicito, sia molto chiaro. La parola mouse in inglese ha solo di recente, forse negli ultimi 20 o 30 anni, acquisito il significato di quel dispositivo tecnologico che mi permette di muovere il cursore del computer. E il modo in cui vengono utilizzate le parole in contesti, anche attraverso il tono della voce, fa sì che i significati cambino a mano che questi nuovi usi emergono, più persone iniziano ad utilizzare una parola con un nuovo significato, con una nuova accezione, e più questo nuovo significato va ad essere diciamo, un patrimonio comune di una comunità di parlanti, e quindi oggi possiamo utilizzare, gli inglesi soprattutto possono utilizzare la parola mouse anche per parlare di qualcosa che non è per forza l'animale topo, ma che è un dispositivo tecnologico. Un esempio storico di linguistica storica è il verbo tradire. Il verbo tradire originariamente voleva dire consegnare qualcosa a qualcuno, qualcuno a qualcun altro. Grazie all'utilizzo che ne è stato fatto soprattutto all'interno di testi sacri, ha iniziato ad acquisire il nuovo significato di deludere le aspettative di qualcuno, per esempio. E quindi
nonostante sia stato un cambiamento che è avvenuto tanto tempo fa, è stato esattamente quel tipo di fenomeno. Un nuovo utilizzo ha determinato un nuovo significato. Ho menzionato prima una caratteristica linguistica che è quella delle metafore, e prima di passare la parola alla mia collega Giulia che ci parlerà di metafore, volevo solo ricordarvi se di utilizzare la sezione chat che trovate nella parte destra dell'applicazione WebEx per richieste o per domande di carattere tecnico, per domande invece di carattere di contenuti linguistici potete utilizzare la sezione Q&A, Question and Answers. Passo ora la parola alla mia collega Giulia per la parte sulle metafore. Grazie Matteo, io per chi si sia connesso adesso mi ripresento, sono Giulia e adesso vi parlerò di metafore concettuali. Innanzitutto, perché si parla di metafore concettuali in linguistica cognitiva? E io vi faccio un esempio molto semplice, o meglio, vi do una definizione molto semplice di metafora. La metafora viene utilizzata per parlare di qualcosa utilizzando le caratteristiche di qualcos'altro. Quindi nella metafora concettuale sostituiamo un concetto con un altro per somiglianza. Questa somiglianza che noi troviamo nelle metafore, non è detto che sia una somiglianza reale, ma può essere anche una somiglianza percepita o che in un certo senso, si evolve con l'evolversi della lingua. Vi faccio un esempio nella slide successiva. L'amore è come un viaggio. E pensate a diverse espressioni linguistiche che credo ognuno di noi utilizzi nella propria quotidianità. Quando ad esempio parliamo di aver avuto una relazione che ha dovuto superare molti ostacoli, oppure quando diciamo, non lo so, parliamo ad esempio della nostra relazione, diciamo abbiamo dovuto prendere strade separate. Queste sono tutte delle espressioni che in un certo senso realizzano, richiamano questa metafora concettuale. E quello che è caratteristico che vedete appunto in questa slide, identificate in due colori differenti, sono i due domini concettuali della metafora, che sono chiamati in termini tecnici dominio sorgente e dominio bersaglio. Quello che vedete in verde in questo caso è appunto il dominio sorgente, cioè il dominio che noi utilizziamo per prendere le nostre caratteristiche che andiamo a trasferire, quindi a mappare nel dominio bersaglio, che in questo caso è amore. Quindi appunto negli esempi che vi ho fatto prima, alcune delle caratteristiche che noi mappiamo dal nostro dominio viaggio vengono appunto trasferite nell'amore, quindi il fatto che magari una relazione d'amore sia lunga e che superi o che trovi appunto nel suo percorso diversi ostacoli che devono essere superati. E come questa appunto è una metafora, troviamo tantissimi altri esempi nella nostra lingua quotidiana. Ad esempio, quando parliamo del tempo come denaro e quindi utilizziamo espressioni come questo è tuo tempo guadagnato, oppure stai perdendo il tuo tempo, o stai perdendo tempo prezioso. In questo caso abbiamo il nostro dominio sorgente, che appunto è il denaro, con caratteristiche che vengono mappate al nostro dominio bersaglio, che è invece il tempo. Ma perché le metafore concettuali sono importanti? E qui vi ho appunto sottolineato diciamo, tre caratteristiche importanti, secondo me, che vale la pena tenere a mente. Innanzitutto le metafore, come abbiamo avuto modo di vedere brevemente in questi esempi, ci aiutano a formare i nostri pensieri, quindi ci danno proprio ci aprono una sorta di porta su quella che è la nostra mente e il nostro modo di percepire la realtà intorno a noi. Quindi modificano la nostra prospettiva sulle cose. Ad esempio, se io utilizzassi un'altra metafora per definire l'amore e quindi utilizzassi un altro dominio concettuale e non quello del viaggio, potrei dare una prospettiva completamente diversa al concetto che sto scrivendo.
In ultimo, ma non meno importante, è il fatto che le metafore appunto sottolineino alcuni aspetti della nostra rappresentazione di un certo concetto e ne tralascino però altri e quindi appunto ci aiutino a plasmare la nostra percezione della realtà. E infatti, successivamente vi faremo vedere alcuni esempi di linguistica applicata e vi daremo appunto due, diciamo, case studies, due esempi in cui la linguistica è stata applicata a domini che magari per molti di voi possono non avere nulla a che fare con la linguistica. E in uno di questi esempi, su cui appunto tornerò in un secondo momento, ha proprio a che fare con le metafore utilizzate nel linguaggio medico. Ma intanto, in questa nostra seconda fase, faremo vedere alcuni esempi tratti da una nostra attività di comprensione di testa con la parte 2 e vi facciamo vedere che cosa si può fare con uno strumento di annotazione semantica che si chiama Doccano. Anche qui avete tutte le informazioni sui nostri materiali didattici, sulle slide e poi anche sul nostro sito. Vi facciamo appunto vedere, facciamo una sorta di analisi guidata utilizzando un nostro dataset sul cambiamento climatico che troverete appunto già caricato su Doccano. Adesso vi faccio vedere come appare una schermata, qui ovviamente avete la mia schermata con le credenziali. Quindi appunto basta semplicemente scrivere il vostro username, la vostra password e entrerete subito nella schermata principale di Doccano dove avete tutti i progetti. Ecco, qui vi ho segnato con una freccia il dataset su cui andremo a lavorare oggi, che appunto è quello sul cambiamento climatico. Questo dataset raccoglie una serie di articoli che sono stati presi da riviste, giornali online che appunto affrontano questo tema. Come possiamo vedere nella schermata successiva, e qui nella barra blu, diciamo, avete etichette. Sono etichette che ci consentono di lavorare sul testo operando due tipi di analisi linguistica. Una prima analisi è quella che fa riferimento appunto all'analisi delle metafore concettuali di cui vi ho dato prima una breve introduzione e avete appunto le due etichette che sono usate come dominio sorgente e dominio bersaglio, mentre invece le restanti etichette vengono utilizzate per lavorare sull'evidenzialità, quindi sul riconoscimento delle informazioni e delle fonti all'interno dei nostri testi, trattandosi appunto di testi di tipo argomentativo, di attualità. E faccio subito vedere appunto da un esempio di questo dataset. Qui ecco, basta semplicemente cliccare sulla frase o anche semplicemente la parola che desiderate annotare e dopodiché basta cliccare sull'etichetta corrispondente. In questo caso io mi sono assegnata questa frase e ho cliccato successivamente nell'etichetta verde, esatto, che mi segnala appunto una fonte certa. In questo caso ho appunto voluto segnalare che in questo testo viene data un'informazione di cui noi conosciamo la fonte, perché appunto viene data tra parentesi. Qui, come potete vedere, le fonti le abbiamo suddivise tra fonti certe, fonti incerte, fonti assenti oppure opinioni nel caso in cui vengano dati dei dati numerici, delle informazioni di cui però o appunto la fonte è incerta o non è presente oppure è semplicemente a volte un'opinione di chi scrive. Qui invece appunto in questa schermata vi ho fatto un esempio di una metafora concettuale. Qui tra l'altro ho anche cambiato il documento, qui come potete vedere appunto nella barra a sinistra, appunto
avete l'elenco dei vari documenti e basterà semplicemente cliccare poi sul documento che desiderate annotare. Ovviamente non dovete annotarli tutti, ma potete anche decidere di lavorare solo su alcuni documenti, su alcuni livelli testuali. Ecco, qui ho dato l'esempio di una metafora progettuale. Si parla in questo caso del movimento Fridays for Future e in questo caso appunto si parla di clima malato. E quindi ho evidenziato il termine clima come il nostro dominio bersaglio della metafora e invece appunto l'aggettivo malato che fa riferimento a clima come il dominio sorgente. Quindi le caratteristiche che in questo caso vengono mappate sono delle caratteristiche quasi tipiche del paziente medico. In questo caso il clima viene rappresentato appunto come un paziente, come un malato che deve risanarsi. Poi la schermata successiva vi mostro degli altri esempi. Ecco, questo è un altro esempio in cui ho lavorato sull'evidenzialità del testo. In questo caso mi sono segnata questa porzione di testo piuttosto corposa e l'ho segnata come fonte assente. E in realtà ero indecisa se segnarla come fonte assente oppure come fonte incerta, perché in questo caso appunto vengono date delle informazioni che si riferiscono all'Africa e tuttavia non viene appunto specificata la fonte da cui queste informazioni sono tratte. E dopodiché passiamo a farvi vedere degli altri esempi. E sempre questo è in realtà nello stesso documento. Potete vedere che qui invece ho evidenziato una fonte certa, quindi diciamo che appunto si può proprio lavorare anche all'interno di uno stesso testo per capire, per evidenziare dove le informazioni hanno una fonte attendibile e dove invece appunto manca la fonte di informazione. E andiamo qui avanti. Ecco qui un altro esempio, sempre di fonte assente, data da questa espressione linguistica, si calcola che, anche qua appunto si calcola che il 41%, eccetera, eccetera, e anche qui appunto l'ho voluto segnare come fonte assente perché non è appunto specificata la fonte dell'informazione. Poi andando avanti vi farò anche vedere degli altri esempi di metafore. Vai pure avanti con la presentazione. Ok, qua sì, semplicemente devo segnalare che per passare da una schermata all'altra basta semplicemente cliccare su questa freccia che trovate in basso sulla vostra destra. E nel prossimo documento possiamo vedere, ecco, questo è un esempio secondo me molto interessante di come una metafora concettuale è molto forte in realtà dal punto di vista proprio semantico, viene utilizzata all'interno di questo brevissimo articolo. E, qui appunto ho segnalato semplicemente, ho etichettato i domini sorgenti di questa metafora e anche in questo caso si parla appunto di clima e si parla di clima in termini di credo religioso. Quindi vi ho appunto segnato tutta una serie di espressioni metaforiche che fanno riferimento al sorgente della religione, no? Possiamo dire. E qui appunto secondo me questo esempio è particolarmente interessante perché è molto, secondo me è molto interessante anche per voi riflettere su quali sono le implicazioni psicologiche o anche le implicazioni che questa rappresentazione concettuale può avere sul nostro modo di parlare e di pensare, in questo caso, al cambiamento climatico. Quindi se, ad esempio, il cambiamento climatico viene rappresentato, viene concettualizzato come un credo religioso, significa che possiamo appunto crederci oppure no, quindi non è più un qualcosa di oggettivo, di scientifico, ma è appunto qualcosa che non lo è più, insomma, che può essere appunto oggetto di credo come religione. E ecco, questo è semplicemente per darvi un breve excursus, una prospettiva un attimo su quello che è possibile fare con questo dataset sul cambiamento climatico. E qui su Doccani in realtà troverete altri documenti, altri dataset su cui potete lavorare, sempre appunto su questi due livelli linguistici che sono le metafore e l'evidenzialità.
Perfetto, grazie Giulia. Intanto ne approfitto per una comunicazione. Stanno arrivando abbastanza domande. Vi chiediamo se potete inviarle nella sezione QA, in modo che siano visibili anche a tutti gli altri membri della squadra che sta portando avanti questa diretta. Siamo ben più di tre, dietro c'è un'altra squadra che sta gestendo tutta la parte tecnica e ci sta supportando, quindi un grazie anche a loro. Sono arrivate già un paio di domande che ho intravisto un po', adesso provo ad aprire la chat, no, giustamente non sono nella chat. Dunque, intanto, alcune domande che mi sono state riportate che riguardano la piattaforma Doccano, è stato chiesto se è un'applicazione a pagamento. Dunque, Doccano è uno strumento open source e gratuito che è stato sviluppato per annotazione di testi per in realtà vari obiettivi. Noi abbiamo installato sul nostro server, accessibile al sito toccano.fem.digital, una di queste istanze. E all'interno di Toccano rispondo anche a un'altra domanda che mi era apparsa in sovraimpressione, se i testi sono già precaricati su Toccano. Sì, connettendovi alla piattaforma toccano.fem.digital e registrandovi avrete accesso a tutti i dataset che abbiamo precaricato. C'è il dataset che vi ha appena illustrato Giulia sul cambiamento climatico, c'è un dataset che contiene invece articoli tratti dalla bustina di Minerva di Umberto Eco, c'è un dataset che riguarda articoli sul coronavirus e poi c'è anche un'altra attività che ha a che fare invece con la violenza verbale, quindi non più metafore concettuali e identificazione della fonte, ma più caratteristiche legate alla violenza verbale, che contiene invece dati tratti da un progetto di ricerca dell'Università di Torino che ha studiato, che ha raccolto, studiato e analizzato dei post provenienti da Twitter e da Facebook per analizzarne i contenuti ostili di violenza verbale. Poi, altre domande chiedevano, è stato chiesto, e questa la rivolgo a Giulia, la giro anche a Giulia. Chiedono, l'amore è come un viaggio, non è una similitudine? Sì, giusto, in realtà proprio la presenza del come fa di questa, cioè di questa in realtà una similitudine, come appunto è stata rappresentata linguisticamente. Però attenzione a non confondere, diciamo, la similitudine come anche figura retorica rispetto invece alla metafora concettuale che ha delle altre implicazioni anche proprio a livello, diciamo, di percezione della realtà dal punto di vista cognitivo. Comunque sì, sicuramente ogni qualvolta vengono utilizzate delle espressioni, diciamo, di paragone, come il come, in maniera esplicita, in quel caso proprio a livello linguistico si dovrebbe parlare giustamente di similitudine. Poi, se posso aggiungere anche in questo caso, l'esempio era stato riportato per descrivere quello che Giulia ha definito dominio sorgente, quindi per dare l'idea del tipo di similitudine, di metafora che viene usata, mentre l'esempio esplicito, quello della nostra relazione deve superare vari ostacoli, è la messa in pratica della metafora concettuale di un dominio sorgente che in questo caso era stato descritto con una frase contenente una similitudine. Esatto, perché poi diciamo che le metafore concettuali vengono poi realizzate a livello linguistico da una grande varietà di espressioni linguistiche, quindi in realtà non esiste soltanto un certo modo di dire o un certo modo di rappresentare una certa metafora concettuale, ma esistono tanti modi di realizzare la stessa metafora che tra l'altro in realtà possono sottolineare a loro volta degli aspetti anche molto diversi all'interno della stessa metafora. Poi dopo vi farò in realtà un esempio su questo punto, secondo me molto calzante, quando vi parlerò delle metafore in medicina, vi farò vedere come una stessa metafora può essere percepita diversamente a seconda di come viene utilizzata proprio dai parlanti.
Esatto, vi ricordo che le slide sono disponibili dalla pagina web che è stata inclusa all'interno della chat. Potete vedere sia il sito web che è una sorta di manuale, piccolo manualetto di riferimento per tutta questa presentazione. Potete vedere, accedere e anche scaricare queste slide qui che purtroppo sono un po' piccoline da questo schermo, potete comunque seguirle anche cliccando direttamente sul link contenuto all'interno del mini sito web. C'è un'ultima domanda prima di passare alla terza parte, continueremo comunque a raccogliere le domande e a rispondere anche alla fine della terza parte, anche a domande che riguardano parti precedenti. C'è una domanda che dice: qual è secondo voi il senso di studiare la grammatica a scuola, dato che un normoparlatore ha già preso le regole della lingua? Provo a iniziare questa risposta io. Dunque, le regole della grammatica sono sicuramente utili per definire un terreno comune per la comprensione. Allo stesso tempo è anche vero, e questo penso lo vediamo tutti con i nostri studenti delle scuole dell'obbligo, anche dell'università, c'è un divario tra la lingua, in questo caso mia, che vado in classe a fare docente, e la lingua che utilizzano i miei studenti. Le regole servono appunto per una comprensione generale, è anche vero che però comprendere il modo in cui queste regole non solo funzionano, ma anche il modo in cui queste regole si formano, permette anche di sviluppare un senso critico nei confronti di caratteristiche, di aspetti linguistici che possono influenzare, che sicuramente influenzano la comunicazione tra individui. L'essere consapevoli, per esempio, che determinate forme appartengono a quello che viene definito un registro formale, può sicuramente essere utile nel momento in cui si vuole insegnare a degli studenti come scrivere una mail al preside della scuola. Faccio un esempio. Non è chiaramente lo stesso registro che si utilizza in una chat di WhatsApp con gli amici. Quindi, per quanto sicuramente le regole, diciamo l'insieme grammaticale, l'insieme che viene chiamato grammatica di regole, sia in costante cambiamento, è anche utile però avere, diciamo, conoscere quali regole appartengono a determinati contesti. Ho già appunto menzionato il registro formale e informale, si potrebbe andare ancora più nello specifico parlando di tipologie di testi, oppure, non so, presentazioni dal vivo, come quella che stiamo facendo adesso, rispetto a una chiacchierata con gli amici. Quindi il senso, se dovessi dare una mia interpretazione, è quello di non imporre un modo di parlare, ma di creare consapevolezza di determinate caratteristiche che appartengono alla lingua e pertanto anche alla società. Non so se le mie colleghe vogliono aggiungere qualcosa. Sì, ma io sono Assolutamente d'accordo. anche io, sono d'accordo diciamo, sulla meta-analisi che comunque deve sempre essere fatta sulla lingua, nonostante sia per noi l'italiano la nostra lingua madre, e quindi in un certo senso è come se a volte dessimo anche per scontate molti elementi linguistici, che però in realtà, come vi ho fatto anche vedere nell'esempio delle metafore, no, la metafora è anche come una sorta di iceberg, e così in realtà la lingua, secondo me, quindi non è semplicemente quello che vediamo, ma è anche tutto quello che c'è sotto, che è importante analizzare per capire il significato e anche, diciamo, le conseguenze a livello comunicativo. Sì, cioè essere parlante nativo di una lingua non significa immediatamente avere consapevolezza delle leggi che ci sono dietro al linguaggio. E perciò la grammatica serve studiarla non fine a se stessa, ma per poi applicarla nella scrittura e nella lettura e nel parlato, perché ci aiuta a strutturare anche i nostri processi mentali, i nostri rapporti sociali e la nostra cultura. Perfetto, grazie Giulia e Francesca. Passiamo alla terza e ultima parte, che ha a che fare con esempi pratici e strumenti digitali per attività didattiche. Come già preannunciato da Giulia, abbiamo preparato due descrizioni di due progetti apparentemente scollegati a ciò di cui si occupa la linguistica, ma come vedremo in realtà estremamente importanti per capire meglio come la linguistica può agire nel concreto.
Il primo esempio è trovate link a ulteriori materiali al sito web in realtà di questo progetto all'interno della pagina questa, sito web con tutte le informazioni. Il primo progetto ha a che fare con la linguistica per i linguaggi tecnici e specialistici, il caso dell'ingegneria civile. Ho indicato qui tre elementi principali, faccio una brevissima descrizione un po' più, diciamo, discorsiva. Mi sto riferendo qui ad un progetto che è stato sviluppato negli Stati Uniti dall'Università di Portland, mi pare, e che ha cercato di affrontare il divario tra le competenze di scrittura degli studenti di ingegneria civile e le competenze che effettivamente poi devono mettere in campo nel momento in cui iniziano a lavorare come ingegneri civili. È stato notato che ciò che veniva insegnato, il modo di, ad esempio, scrivere documenti tecnici, scrivere dei report, scrivere delle mail a dei colleghi per essere chiari, era un metodo poco efficace perché quando poi gli studenti andavano sul posto di lavoro, vedevano che quel tipo di linguaggio che gli era stato insegnato non era utile, non era corretto per quel contesto. L'idea quindi è stata quella di fare un'analisi linguistica di testi reali di ingegneria civile. Testi in questo caso sono stati presi sia i testi prodotti da professionisti, quindi da ingegneri civili. È stato chiesto a un vasto gruppo di professionisti di condividere con l'università documenti tecnici, email, eccetera. La stessa cosa è stata chiesta agli studenti, cioè di fornire tutte quelle prove, quegli esercizi che venivano fatti in classe. Su questi due dataset sono state fatte delle analisi per capire le caratteristiche principali di questi due linguaggi. Queste caratteristiche sono poi state comparate, quindi si è andato a vedere come si differenzia il linguaggio dei nostri studenti da quello che effettivamente poi devono usare i professionisti. Sono quindi state innanzitutto stilate delle caratteristiche principali, quindi bisogna focalizzarsi su, ad esempio, l'uso della forma passiva all'interno delle frasi. Perché? Perché i nostri studenti le utilizzano poco, mentre invece si è visto che i professionisti le utilizzano spesso per definire meglio certi concetti. Quindi è stato stilato un elenco di caratteristiche. Da queste caratteristiche è stato sviluppato un testo, un libro di testo e dei materiali didattici, molti dei quali sono disponibili gratuitamente dal sito internet del progetto che trovate, vi ricordo sempre, all'interno di questo sito. Scorrendo alla sezione 3, vedete che qui c'è uno screenshot della pagina del sito che raccoglie un po' di risultati. E c'è anche una sezione che contiene materiali per insegnamento e anche per l'autoapprendimento. Trovate il link cliccando su Civil Engineering Writing Project. E ultima cosa che è stata creata a partire da questa analisi è stato un sistema di valutazione per valutare gli scritti degli studenti. Quindi, da dei testi prodotti da dei professionisti a materiali e strumenti per insegnare e per valutare l'efficacia di quel tipo di apprendimento. Abbiamo un altro esempio, passo di nuovo quindi la voce a Giulia che ci parlerà di medicina. Grazie Matteo. Sì, adesso vi parlo di un altro esempio appunto di linguistica applicata ad un altro tipo di linguaggio specialistico, che appunto è il linguaggio della medicina. Che cosa significa il linguaggio della medicina? Intanto vi parlo di questo progetto, che è un progetto che è stato portato avanti presso l'Università di Lancaster, in Inghilterra, da questa ricercatrice professoressa italiana Elena Semino, in cui sono stati analizzati dei dati linguistici reali, in totale un corpus, quindi appunto un insieme di dati linguistici costituito da 1,5 milioni di parole. E il scopo di questo progetto era quello di individuare la presenza di espressioni metaforiche, di metafore concettuali all'interno sia dei racconti dei pazienti e sia dell'interazione tra medico e paziente, quindi della comunicazione medica.
All'interno di questo progetto che si chiama Metaphor of the End of Life Care, quindi è diciamo, l'analisi delle metafore in alcuni stadi molto particolari e delicati delle malattie negli stadi terminali, sono appunto state analizzate tre tipologie diverse di lingua, diciamo, di interazione. Una era appunto la lingua utilizzata dai pazienti stessi, che quindi utilizzavano appunto metafore per parlare della loro esperienza della malattia. In secondo luogo, la lingua utilizzata dai loro caregivers, quindi diciamo dalle persone che si stavano prendendo cura di loro, soprattutto si trattava di familiari, familiari stretti appunto di questi pazienti. E in terzo luogo, il linguaggio utilizzato nelle interazioni tra i pazienti e il personale medico-sanitario. Quello che è stato fatto appunto è stata un'analisi di questi materiali, infatti appunto come vi ho scritto qui, sia dalle interazioni sia anche da forum di medicina online, e attraverso questo, cioè attraverso un software che si chiama WMetrics, che permette tra le altre cose la notazione semantica dei domini concettuali delle metafore. Lo scopo di questo progetto, oltre ovviamente all'individuazione e all'analisi delle metafore, e quindi anche le metafore utilizzate da, diciamo, dalle diverse persone all'interno dell'esperienza della malattia, e anche quello di, appunto, a partire da questa analisi, cercare di creare delle linee guida che possano in un certo senso migliorare la comunicazione, soprattutto la comunicazione tra medico e paziente. Come vi ho scritto qui, tre risultati sono state individuate dalla Semino e appunto dal suo gruppo di ricerca, due tipologie principali di metafora concettuale. Una è quella che fa riferimento alle metafore belliche o metafore di violenza, come sono state identificate appunto da Semino, e la seconda tipologia è quella delle metafore del viaggio. Io penso che sia abbastanza comune per tutti noi parlare della malattia in termini di una guerra, no? Quindi di una guerra che ovviamente dobbiamo riuscire a vincere. E questo è stato appunto questo tipo di metafora ha delle implicazioni psicologiche in realtà molto ambivalenti sui pazienti. Da una parte, appunto, lo studio ha messo in luce come, ad esempio, una metafora tipo bellico possa, sotto un certo punto di vista, essere anche molto motivazionale, se così possiamo dire, per un certo tipo di pazienti o anche per un certo tipo di malattie. D'altro canto, però, è una metafora anche che può generare un senso di impotenza o di frustrazione, perché ovviamente nel momento in cui noi parliamo della malattia come una guerra che dobbiamo vincere, nel momento in cui il paziente poi non riesce a vincere questa guerra, come appunto è il caso purtroppo insomma, di questi pazienti che sono stati studiati, che sono stati, cioè la cui lingua è stata analizzata in questo studio, la cosa può diventare in realtà piuttosto negativa. E, l'altro esempio appunto che vi ho detto, o meglio l'altra tipologia di metafora concettuale utilizzata prevalentemente è appunto la metafora del viaggio, e qui quello che è molto interessante secondo me è che lo studio in realtà ha messo in luce come questa metafora, nonostante possa apparentemente sembrare più positiva e rispetto ovviamente alla metafora della guerra, in realtà ha delle implicazioni, delle conseguenze sull'esperienza, diciamo, del paziente, che molto spesso dipende dalle espressioni linguistiche che vengono utilizzate per rappresentare quella metafora, e quindi proprio dagli aspetti che poi la metafora sottolinea. Ad esempio, è stato evidenziato come per alcuni pazienti l'idea del viaggio molto spesso sia l'idea di un viaggio quasi in compagnia, no? Un viaggio che il paziente condivide con gli altri malati, malati che magari hanno la stessa malattia, oppure che il paziente condivide con i suoi familiari.
o talvolta anche come una sorta di avventura, e quindi ovviamente queste concettualizzazioni hanno avuto sul paziente un carico molto più positivo. Talvolta invece il viaggio è stato rappresentato o è stato identificato dal paziente stesso come una discesa all'inferno, ad esempio, e quindi in questo caso è chiaro come la potenza della metafora e della percezione dell'esperienza della malattia siano ovviamente molto più negativi e frustranti anche proprio per il paziente. Anche in questo caso avete, se volete approfondire in particolare questo progetto, avete il link direttamente al progetto dell'Università di Lancaster, per i nostri materiali, trovate tutto sul sito web che poi avrete a disposizione alla fine, insomma, di questo webinar. E tra l'altro vi ho anche lasciato un'immagine che trovate sempre sul sito di un libro che è stato pubblicato. Il libro è in inglese, però insomma il libro esemplifica i risultati appunto di questo studio che è concluso. Intanto, se, non so se ci sono delle domande o delle curiosità su questi due esempi che vi abbiamo fatto vedere. Ok, scusate, avevo avuto problemi con la linea, adesso sono tornato dentro. Sì, avevo fatto vedere che anche appunto per quanto riguarda il nostro secondo esempio sulla linguistica e medicina, ci sono poi tutti i riferimenti ai materiali, esatto, e al progetto per chi appunto volesse approfondire. E questo appunto è il volume di cui vi stavo parlando, che appunto è uno studio, come vi dicevo prima, su un corpus piuttosto vasto. E quindi è appunto un esempio di come la linguistica computazionale, in particolare la linguistica dei corpora, possa aiutare proprio ad analizzare, in questo caso, un linguaggio specialistico, un linguaggio che è quello della medicina, ma anche in realtà quello dei pazienti, e quindi possa aiutare proprio a scovare forse anche diciamo, i punti in cui questa comunicazione può essere migliorata. Matteo, Giulia e Francesca, abbiamo raccolto un po' di domande, ne avete già risposto, ad alcune di queste avete già dato risposta durante l'intervento precedente. Un paio finali vi chiedono se esistono degli strumenti di questo ambito che possono essere in aiuto di soggetti che presentano delle difficoltà di comprensione di figure retoriche in generale o di metafore e similitudini in particolare. Dunque, la prima cosa che mi viene in mente è un progetto che è stato sviluppato da un'università inglese, non ricordo quale, è un database di metafore visive che sono state annotate, un corpus, quindi di immagini, per lo più provenienti, mi sembra, dalla pubblicità, ma poi sicuramente Giulia ci saprà dare molti più dettagli di quelli che sto per dire io, un insieme di immagini, per lo più pubblicitarie, che sono state annotate per la presenza di metafore. Questo corpus, che può essere usato per la parte di analisi, è in realtà anche stato utilizzato per testare diciamo la comprensione e per insegnare la presenza di metafore, in questo caso all'interno di immagini visive. Ma Giulia? Sì, esatto. Questo è in realtà un progetto che è stato sviluppato presso il MetaLab dell'Università di Amsterdam e, come appunto ha già detto Matteo, è un progetto che si occupa di raggruppare le metafore visive, perché in realtà appunto le metafore, essendo un elemento che fa parte del nostro
del nostro modo di pensare, del nostro sistema cognitivo, sono presenti in qualunque sistema semiotico e dunque anche nell'immagine. E adesso lascio intanto anche il link a questo progetto, così insomma se siete interessati potete visionarlo. Io penso che diciamo l'analisi o anche l'individuazione insomma di metafore all'interno di immagini possa rappresentare un modo alternativo e uno strumento alternativo anche come appunto si chiedeva prima per studenti o comunque persone che magari hanno difficoltà nel testo scritto a trovare appunto le figure retoriche, perché in realtà molte di queste immagini si lasciano anche interpretare in maniera piuttosto piuttosto curiosa, piuttosto originale, quindi può essere anche molto interessante magari con i vostri studenti creare delle attività in cui provate appunto ad individuare in maniera originale le metafore all'interno di queste immagini. Benissimo, un'altra domanda che vi viene posta riguarda, un paio di domande riguardano i software che possono essere utilizzati in questo ambito. Una domanda riguarda i software gratuiti che possono essere utilizzati gratuitamente, quindi per l'indagine di corpora in generale, mm-hmm. e più in particolare, più nello specifico, se esistano degli strumenti, dei software di analisi dei testi prodotti da studenti, quindi immagino che si riferiscono a dei corpora da creare a partire dai testi degli studenti. Sì, ne esistono in realtà tanti, la maggior parte di questi sono open source. Nell'ultima parte di questa terza parte abbiamo preparato una presentazione che ci farà vedere Francesca di uno di questi strumenti che è disponibile. Matteo, ci mettiamo in pausa un momento. Vado avanti. Web, quindi come applicazione web, si è possibile scaricare sul proprio. Vado io. Allora, Matteo ci sta abbandonando. Okay, comunque, in quest'ultima fase. In quest'ultima fase vi parte volevamo proporvi uno strumento, sperando anzitutto che possa essere di ispirazione per delle vostre attività in classe. E, abbiamo pensato di proporvelo perché è un tool abbastanza semplice e intuitivo da utilizzare e soprattutto l'intuizione che c'è dietro, di cui vi parlerò tra un attimo, ci permette di avere un approccio esplorativo sui testi, un approccio induttivo. E, inoltre è adatto anche a diversi contenuti per diverse fasce d'età e anche per il fatto che c'è una forte componente visiva e interattiva, pensiamo che possa essere molto utile per le vostre lezioni. E, allora, questo strumento si basa sul distant reading, che è un termine che è stato coniato da Franco Moretti ormai un po' di anni fa, che identifica un approccio di analisi del testo a distanza, appunto distant. E secondo me si capisce molto bene se lo paragoniamo al close reading. Ora, il close reading è l'approccio all'analisi testuale che facciamo quotidianamente, in cui abbiamo un testo o un set abbastanza limitato di testi e li leggiamo analizzandone delle caratteristiche locali che possono essere legate alla struttura o ai contenuti, per esempio l'analisi di metafore oppure lo studio dei significati delle parole oppure fare dei paragoni tra diverse opere. Mentre il distant reading ci permette di avere uno sguardo a distanza su set di testi anche molto grandi e si basa sul concetto che alcune caratteristiche letterarie possano essere
quantificate e poi quindi studiate, per esempio, con dei metodi statistici. E questo anche per ricollegarmi al concetto di metodo scientifico di cui ci parlava Matteo all'inizio. Quindi è molto interessante il distance reading perché spesso ci permette di fare delle scoperte e di avere delle intuizioni che altrimenti sarebbero un po' nascoste o se non invisibili a una lettura invece close, vicina dei testi. Questo tool che si chiama Voyant, che potete trovare al sito voyanttools.org, è stato creato da due accademici americani. È un'applicazione web che supporta anche l'accesso da smartphone e può anche essere scaricata localmente sul proprio computer. Ora, vi farò vedere brevemente gli step, per utilizzare questa applicazione con qualche piccolo, ecco, suggerimento da parte nostra, su alcune attività. Allora, per iniziare, bisogna trovare un testo di partenza o un set di documenti che possono essere, reperiti su siti come ad esempio Project Gutenberg, che offrono, numerose opere letterarie in formato TXT. Quindi si possono caricare sulla piattaforma, che è questo, se la vedete. Dopodiché è possibile fare numerose operazioni sul testo. Noi qui ve ne abbiamo proposte alcune che sono quelle presenti nella home, e poi altre che invece sono un po' più legate alla visualizzazione dei dati e che sono molto interessanti perché ci fanno uscire da quella dimensione lineare del testo e avere una percezione più interattiva e più dinamica anche. Allora, per esempio, nel Cirrus è possibile creare un word cloud, come vedete, cioè una rappresentazione grafica in cui le parole più frequenti del corpus sono al centro e sono più grandi. Come potete vedere qui, in questo esempio che è basato sul dataset del Climate Change di Doccano, di cui abbiamo parlato prima. Poi abbiamo altri strumenti come Termini, che fornisce una lista delle parole con il conteggio di frequenze, e queste sono nello stesso box. E per questo strumento pensavamo che sarebbe curioso provare a far riconoscere, per esempio, il testo e l'autore di un'opera a partire da un word cloud, un'attività che è possibile fare anche tramite Link, un altro strumento, che ci mostra il grafo delle collocazioni, delle parole con frequenza maggiore. E quindi qua potete divertirvi anche voi a provare ad indovinare le poesie di Leopardi che vi abbiamo proposto nell'esempio, queste due. E ovviamente potete seguire qui i link per avere la visione full screen. Andando avanti, troviamo il lettore, che è banalmente un lettore dei testi, dei documenti del set, che ci permette di identificarli con dei blocchi, quindi in base alla loro lunghezza. Abbiamo un altro tipo di visualizzazione simile al Cirrus, quindi sempre basato sulla frequenza delle parole. Qui vi ho proposto andamenti, che presenta un grafico dell'andamento della frequenza relativa delle parole. E qui vi ho proposto la parola occhi nella Divina Commedia, perché sarebbe interessante provare a capire con gli studenti, ad esempio, quale sia il punto in cui c'è questo picco. Adesso qui il testo non era diviso in cantiche o in canti, però potreste farlo e sarebbe curioso poi andare a cliccare sulla parola e utilizzare altri strumenti per identificare qual è questo passo. Avanti abbiamo ancora i contesti, che ci permettono di ragionare appunto su come cambia il significato di una parola in base ai contesti. Qui c'è un esempio, con la parola Cina, con le occorrenze, questo durante lo scoppio dell'epidemia, del Covid.
A proposito, sul coronavirus abbiamo un dataset, anzi ne abbiamo tre su Doccano, che possono essere comunque interessanti per le vostre attività. E qui c'è un altro esempio, sempre per la parola Cina, ma dopo lo scoppio dell'epidemia in Europa. Quindi è interessante vedere come viene contestualizzato questo termine in momenti temporali diversi, studiare anche la diacronia, delle parole. Andando avanti, questi ultimi tool sono molto, interessanti dal punto di vista della data visualization. E vi proponiamo Mandala, che fa vedere questa, a partire da un termine chiave, attrae tutti i documenti che contengono quel termine, sempre in base alle frequenze. E qui abbiamo un esempio di Jane Austen e uno dal dataset Brexit. E infine, in Topics, abbiamo un algoritmo un po' più sofisticato e complesso dal punto di vista di ciò che avviene dietro, ma è comunque efficace e utile per un'attività perché permette di creare dei topic, quindi dei temi in base alle parole che si trovano spesso insieme all'interno di un testo. Gli esiti usando la fiction, quindi testi letterari, sono un po' complessi da analizzare, ma utilizzandolo per esempio su degli articoli è molto interessante cercare di trovare dei riscontri, come in questo esempio che vi ho proposto di articoli di cronaca sul Covid, per esempio nella quarta linea. Ecco, si parla di carceri, per esempio, che è stato un argomento molto forte durante alcuni giorni. E infine abbiamo Dreamscape, che è uno strumento che stanno ancora sistemando, ma in generale il concetto è che in base all'ordine con cui vengono menzionati i luoghi all'interno di un testo, vengono create delle connessioni su una mappa. Ed è interessante andare a vedere se queste connessioni possano magari identificare un effettivo spostamento di persone, di idee, o comunque se siano rilevanti per l'analisi testuale. E quindi utilissimi per studi interdisciplinari anche legati alla storia e alla letteratura. Infine, il tool Voyant è molto utile anche per fare una meta-riflessione. Perché si potrebbe proporre alla classe di creare un corpus con i testi di tutti gli studenti e analizzarli per scoprire dei trend o delle difficoltà comuni e promuovere un'azione di autocorrezione degli elaborati. Questo per quanto riguarda Voyant, poi se avete delle domande più specifiche siamo a disposizione. Tanto grazie Francesca, spero mi si senta. C'è un'altra Sì, domanda che era sentiamo. rimasta indietro da prima, che è a proposito di grammatica, a me non piace l'omologazione nel linguaggio formale che porta ad eliminare parti di una frase come l'eliminazione dell'articolo determinativo, come negli esempi, ci vediamo settimana prossima o ha detto maestra Concetta. Condivido pienamente, non piace neanche a me. Mi ricorda un po' in realtà l'aggiunta dell'articolo che c'è in alcune varianti dell'italiano, soprattutto nel nord Italia. Ho parlato con il Gianni, con la Maria, eccetera. Vero, è anche vero però che spesso, come nel caso dell'esempio che ho appena fatto, dell'aggiunta dell'articolo, sono varianti che entrano a far parte di una grossa comunità di parlanti. Piacere o non piacere, certo, si può non caldeggiare un'opzione, difficile però fare in modo che una volta che un fenomeno diventa diffuso, proprio perché tante persone lo utilizzano, si possa intervenire in quel senso. Mi viene in mente un altro esempio che è l'utilizzo, che è sempre più frequente, che a me non piace, però lo si sente ormai ovunque, del piuttosto che in forma non avversativa.
Quindi preferisco lo champagne piuttosto che il lambrusco, che voleva inizialmente significare che mi piace lo champagne, ma non il lambrusco, oggi viene spesso utilizzata per indicare che mi piace sia l'uno sia l'altro. Sono delle forme nuove, dei significati nuovi che, come abbiamo visto all'inizio, cambiano in base al modo in cui i parlanti utilizzano quelle parole. L'evoluzione della lingua, probabilmente per ancora un po' di tempo, questi fenomeni che ho appena descritto non faranno parte della grammatica, chiamiamola ufficiale, insegnata a scuola. Probabilmente tra 30, 40, 50 anni invece sarà l'italiano considerato standard. Se avete qualcosa da aggiungere, Francesca e Giulia, intanto aspettiamo altre domande, visto che ci rimangono giusto 10 minuti per raccogliere un po' di questioni rimaste in sospeso. Leggo, sto leggendo ora una domanda che appunto qualcuno ci chiede quando arriverà la chiamata, arriverà con la mail e sicuramente nei prossimi giorni avrete l'attestato di partecipazione. Inoltre volevo anche ricordare che al termine del webinar riceverete tutti una mail con i materiali e entro domani comunque sarà tutto disponibile sul sito, quindi poi avrete modo di vedere appunto con calma tutte le cose che vi abbiamo fatto vedere oggi. Vedo intanto anch'io un'altra domanda che è: esistono strumenti di analisi sintattica e, se non vado errato, è supportata anche da Voyant o vado errato? Non credo. Esistono sicuramente strumenti di diverso tipo, soprattutto Scusate che mi sa che ci sono dei problemi con la connessione di Matteo che stava parlando dell'analisi sintattica. Non si è sentito molto Matteo. E, io penso che adesso non ho capito cosa hai detto comunque, per quello che posso consigliarvi io, penso che anche appunto con altri software di analisi quantitativa, come per esempio Lanxbox, che è un software che è stato sviluppato dall'Università di Lancaster e io penso che possiate fare anche appunto dei tipi di analisi sintattica sui vostri testi. Poi lì tutto diciamo dipende un po' dalle caratteristiche linguistiche che voi intendete analizzare o che vi interessa analizzare anche con i vostri studenti e poi imposterete appunto sul software appunto a quello che vi interessa, però sicuramente degli strumenti come i contesti o l'analisi anche delle collocations, quindi delle collocazioni all'interno dei testi, vi permette sicuramente anche di riflettere su aspetti sintattici. Intanto la prima domanda per qualcuno chiede per quanto riguarda lo strumento Link di Leopardi. In realtà questo era un esempio che noi avevamo fatto utilizzando appunto questo tool di Voyant che si chiama Link e che permette appunto di creare un grafo a partire da una parola che possiamo anche decidere noi e individua le parole che appaiono con maggiore frequenza intorno a quella. Questo di Leopardi era un esempio appunto che avevamo fatto noi, semplicemente immettendo come link testuale all'interno di Voyant delle poesie di Leopardi. E quindi poi semplicemente decidendo di scegliere lo strumento Link, il programma vi crea in automatico un grafo.
Questo appunto era un'attività che noi ci eravamo immaginati che magari poteste fare con i vostri studenti, anche forse per aiutare la memorizzazione delle poesie o anche magari per aiutare a creare dei collegamenti tra le poesie o anche opere letterarie, comunque abbastanza brevi, e gli autori che le hanno scritte. Quindi ovviamente questa attività la potete poi riproporre con qualunque altro tipo di testo che scegliate di analizzare, insomma. Poi abbiamo anche, qualcuno ci chiede invece, alcuni tool per la scuola primaria. Non so se a Francesca o Matteo viene in mente qualcosa per quanto riguarda la scuola primaria, sicuramente servono degli strumenti molto più, molto più Sì, semplici e anche anche più dal punto di vista intuitivi. grafico, magari più Certo. efficaci. Sì. E che magari mi immagino vadano a lavorare forse anche più sugli aspetti lessicali o su alcuni aspetti anche di semantica del verbo, ad esempio. Sto pensando, al momento non me ne vengono in mente. Intanto noi stiamo pensando e stiamo in realtà lavorando ad una serie di, diciamo, ad una lista di strumenti che poi possono avere un'applicazione didattica anche per l'apprendimento. Quindi sicuramente se voi siete interessati, come abbiamo detto anche all'inizio, non esitate a scriverci, mandateci mail anche appunto con delle richieste particolari e sicuramente insomma. Possiamo pensarci insieme. Mi viene anche in mente che magari con Doccano, diciamo targetizzando, scegliendo delle etichette abbastanza semplici e intuitive, sicuramente si possono progettare delle attività anche per le scuole primarie. Quindi, ad esempio, mi viene in mente magari anche su dei testi brevi o comunque dei testi ovviamente adatti a livello della classe. Si può sicuramente lavorare sull'aspetto lessicale oppure anche sulla sinonimia, su alcune relazioni appunto lessicali, semantiche tra le parole, quindi la sinonimia, l'iperonimia, l'iponimia, sono tutte caratteristiche linguistiche che secondo me sono già approcciabili in una scuola primaria e che sicuramente con Doccano, con le etichette, avrete modo di fare, insomma, perché ricordo che Certo. appunto con Doccano in realtà potete caricare qualunque tipo di testo, quindi siete voi a scegliere i testi che volete analizzare e soprattutto, molto importante, anche le etichette, come vi avevo fatto vedere prima nell'esempio sul cambiamento climatico, quelle erano etichette che abbiamo creato noi per farvi fare questa particolare attività di comprensione del testo, però ovviamente le etichette sono personalizzate e siete appunto voi a crearle, quindi lì poi ognuno potrà decidere quali caratteristiche linguistiche interessano e appunto come creare l'etichetta all'interno del software. Intanto vediamo se ci sono altre domande prima di. Ne è arrivata una pochissimo tempo fa che chiede: per inviare richieste di spiegazioni potete fornire un form, una chat, un indirizzo mail? Ci sono i contatti email all'interno delle slide che abbiamo presentato, sempre nel sito che era stato linkato. Ci sono i contatti di tutti e tre, di Francesca, di Giulia e mio. Potete scriverci. Intanto speriamo di avervi dato una panoramica sicuramente non esaustiva, Non però insomma esaustiva, abbastanza ampia. Sì, però abbastanza ampia di strumenti che potete iniziare anche a guardare o che magari provare anche con i vostri studenti. speriamo di avervi fatto venire in mente qualche idea, anche di avervi ispirati. Esatto.
Esatto, questo era anche un po', diciamo, l'obiettivo di web, perché ovviamente non si possono, in un'ora non si può vedere tutto, ma intanto diciamo che abbiamo dato una piccola carrellata di cose che si possono fare, anche di applicazioni che la linguistica appunto ha su tanti aspetti della nostra realtà, della nostra società. Forse Matteo voleva dirci qualcosa, ma spero che abbiamo parlato io e Giulia anche per lui. Sì, purtroppo a volte ci sono dei problemi di connessione che chiaramente dipendono un po' anche dal contesto, dal fatto che tante persone sono su internet. Niente, sono le 17:15. Nel frattempo, Matteo. Se volete vi do una mano io a chiudere. Matteo, vuoi dire Ok, qualcosa di finale o se no chiudiamo? chiudiamo. Ma direi grazie a chi Grazie ha a tutti. partecipato, grazie anche a Francesco che ci ha dato una mano Grazie. nelle quinte per gestire tutte le domande, le questioni tecniche. Francesco e Francesco sono due Francesco diversi. E come forse vi hanno già detto mentre io ero andato offline, siamo disponibili a rispondere. Trovate le nostre mail dentro le slide e speriamo di sentirci presto per magari sviluppare qualcosa Esatto. insieme. Dateci un feedback anche Certo. del webinar, se siamo stati utili. Io penso che in parte lo stiano già scrivendo il feedback, quindi molto bene. E io aggiungo solo da parte di FEM che loro sono un team di ricerca, Francesca, Giulia e Matteo, e quindi che sono a vostra disposizione, nel senso che se scrivete non solo vi rispondono, ma anche hanno sicuramente interesse a sviluppare sperimentazioni, anche perché questo è il nostro mestiere e in parte lo stiamo già facendo. Quello che il lavoro che avete visto su Doccano è frutto di una prima personalizzazione che può essere migliorata. Oggi ci siamo anche raccolti dei feedback indubbiamente molto interessanti, quindi questo sicuramente aiuterà loro a lavorare meglio, ma anche se avete voglia di sperimentare qualcosa, siamo a disposizione. Quindi insomma, materiali nuovi, testi nuovi, volendo anche strumenti, etichette, insomma, di tutto. Grazie a tutti. Grazie. Ciao. Al Ciao a prossimo tutti, buona webinar. Ciao. giornata.